The National Institute of Ancient Drama is a foundation since 1998, but it started 100 years ago. Its mission is to keep alive the classical legacy by performing ancient masterpieces of the Greek tragics, Aeschylus, Sophocles, Euripides, in Syracuse at the Greek Theatre, one of the most ancient theatres in Europe. Built in the 5th century before Christ and renewed at the beginning of the 20th century by a group of patrons on the wavelength of the rebirth of the Greek tragedy theorized and staged by Richard Wagner when Bayreuth Festival celebrated the new tragic epic by means of Gesamtkunstwerk. The key idea of the Institute is that of endowing classical tragedy with its dimension of global work of art. The founders, the Gagallo brothers, as this exhibition shows, reinvented the dimension of ancient drama precisely for the complexity of the work of art. They theorized this aspect as the only dimension that can give vigor to modern theater in its popular function and renew an art which includes several others: poetry, music, curves, design, painting, and architecture. All arts converge simultaneously in the creation of a miracle such as ancient theater is. La verità è che questo luogo, Siracusa, porta con sé non solo la memoria storica, ma porta con sé un concetto fondamentale del fatto che il teatro e l'arte si rinnovano costantemente, quotidianamente, con il cambiare della nostra vita, della società, dei tempi, della storia. È straordinario vedere come i testi, le grandi tragedie, semplicemente riverberano, ma quasi in maniera elastica, e continuano a parlare all'oggi, perché sono fatte per parlare all'oggi. Perché tutta la cultura è fatta non per una sorta di ricostruzione storica, quelli sono i documentari, quelli sono altre cose, sono studi storici meravigliosi, ma parlando a ogni singola persona, evidentemente parla al cuore della società stessa. For me, the Greek theatre was something I studied a lot as an actor when I was a young actor, and to be able to approach this text, which is a monument, really, and to do it in such an extraordinary place is a huge honor and also a real challenge for me. And I'm particularly excited to do it because it's something completely new and a new experience, and working in an outdoor, I've only worked in outdoor theaters for opera, never for the stage. Oedipus, to try to help put on this piece, which is deals with what it, the unjustness of being a human, the passion of being a human, the relationship that we have to the cards we are dealt, what our lives turn out to be, for which in some ways we are responsible and for other ways we are not. And this crucial elemental text is really the basis of everything, and I'm really, really excited to do it. I miti sono fruibili nel tempo, sono destinati ad essere, come dire, riutilizzati. E la cosa straordinaria di Ifigenia in Tauride in particolare è che è stato un testo rivisitato nei secoli e nella storia, rivisitato, riscritto da letterati, drammaturghi, è stato rimusicato, è stato rivisitato dalla pittura, dalla scultura. E quindi da un punto di vista registico questo è una grandissima ricchezza, perché quello che andrò a farne io, senza voler rivelarne troppo, è in qualche modo un'operazione quasi, se vogliamo, archeologico, archivistica, dove andremo a mettere insieme un po' tutti gli sguardi di questi artisti e intellettuali che nei secoli hanno affrontato questo grande mito. Amici visitatori dell'Expo di Dubai 2021, siamo in uno dei luoghi
più magici, metafisici, singolari del mondo. Un teatro scolpito nel fianco di una collina, né un'architettura né un luogo naturale, è una via di mezzo che l'uomo si è inventato per far confluire l'intera città e vedere su di un palcoscenico cosa ci accade nella vita di tutti i giorni. Il teatro è un'arte vivente, è un'arte sociale, è un'arte della relazione, è un'arte che è una vera e propria esperienza di conoscenza, che ci aiuta a capire di più le nostre emozioni, i nostri pensieri, le nostre felicità, i nostri dilemmi, ma questo accade insieme agli altri. È in un mondo totalmente tecnologizzato, dove le relazioni ormai sono fredde e lontane, questa esperienza, il teatro dal vivo, è qualcosa di potente e che va salvaguardato in tutti i modi. La cultura avvicina le persone, le mette in comunicazione. Questo è il tema dell'Expo di Dubai. Beh, questo forse il teatro greco antico, tuttora vivo, è forse l'esperienza più importante in questo senso. L'uomo ha bisogno di questo, di condivisione, di forza, di coesione. Vi aspettiamo a Siracusa, Sicilia, Italia. Da oltre 107 anni la Fondazione Inda è a servizio della cultura classica e dei grandi autori che hanno rappresentato proprio nel nostro teatro le loro opere, raccontando storie che si intrecciano e che oggigiorno mantengono una straordinaria attualità. È proprio questa la forza propulsiva e di grande attrazione che il nostro teatro rappresenta. Da un lato il fatto che la nostra proposta culturale si svolga e si realizzi proprio nel contesto in cui è stata pensata, dall'altra parte una rappresentazione scenica di grande impatto che rivive ogni anno attraverso l'arte non solo dei più grandi registi e autori e traduttori della contemporaneità, ma grazie anche a delle maestranze che rappresentano la colonna portante della fondazione. Siracusa accoglie ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che vengono e rimangono incantati dalle meraviglie di uno dei teatri più grandi e meglio conservati di Occidente e non è un caso che nel 2005 Siracusa è stata insignita del riconoscimento UNESCO proprio per la propria stratificazione culturale. Siracusa è anche candidata quest'anno a Capitale Italiana della Cultura per il 2024 e riteniamo che certamente il nostro teatro e la Fondazione rappresentino uno dei pilastri di questa narrazione che da più di 2750 anni continua a affascinare attraverso un filo conduttore, l'autenticità di una bellezza a cui riesce difficile abituarsi. E se è vero che la bellezza unisce i popoli, Siracusa, centro di questa bellezza, è il miglior link possibile. Following this idea, we want to reassert the essence of Greek tragedy and its closeness to what will successively turn into opera, melodrama, the quintessential Italian cultural tradition. Opera was born in late 16th century Italy, when in Florence a group of artists got together to rediscover the classic tragedy and ended up by creating melodrama. Jacopo Peri's and Monteverdi masterpieces originated this way within the Camerata dei Bardi. This is the reason why we decided to select the greatest opera directors around, asking them to come to Syracuse and stage the Urtheater, the theater of the origins. After the extraordinary season of summer 2021, in spring 2022, the Canadian Robert Carson will stage Sophocles' Oedipus Rex, the most important work of Greek tragedy, around which all dramatic art has concentrated. The Italians David Livavo will stage the complete trilogy of Aeschylus' Orestia and Jacopo Gassman' Iphigenia in Tauris of Euripides.
Plan your journey to Italy next spring. Come to Syracuse to see the latest performances of the most important classic tragedies in the Greek theater. It will be a unique experience, a memorable one. We look forward to welcoming you in Sicily.